incastonato nel cuore dell'Appennino calabrese, immerso in un lussureggiante paesaggio bucolico, dominato dall'imponente e maestoso massiccio montuoso del Parco Nazionale del Pollino, troviamo il comune di Verbicaro. Che si trova a circa 500 metri sul livello del mare, localizzato nell'area del Parco del Pollino, in una corona di monti caratteristici per il suo paesaggio agrario. È un paese agricolo, molto interessante per la produzione del vino, storicamente riconosciuto, requisito dai papi nella storica perché era un vino straordinario. I verbicaresi purtroppo bevevano l'acquata, come si chiamava, che era il vino prodotto con molta acqua, mentre invece quello buono veniva commercializzato o bevuto dai signori. Ovviamente per fortuna non è più così. Il paese ha una capacità abitativa di oltre 15.000 abitanti, mentre invece ve ne abitano attualmente soltanto 3.300 persone circa, perché è stato, come tutti i paesi delle aree interne dell'Appennino italiano, quindi non solo calabrese, è stato fortemente colpito dal fenomeno migratorio a partire dal secondo dopoguerra, anche se storicamente aveva già avuto una prima grande emigrazione all'inizio del secolo dopo l'unità d'Italia, nel secolo scorso, verso le Americhe, soprattutto America del Nord, area di San Francisco e l'area di San Paolo in Brasile e in Argentina in diversi posti. La storia del borgo, fondato intorno all'anno 1000, è legata a doppio filo all'etimologia del nome stesso del comune. Infatti, Verbicaro, anticamente Verbicarius, significa letteralmente guardiano di pecore. Un comune, quindi, dalla fortissima vocazione agricolo-pastorale. La struttura del borgo è caratterizzata da suggestivi ed accattivanti scorci tra vicoli stretti e portoni raffinati a protezione di edifici appartenenti un tempo alle famiglie notabili del paese. Percorrendo le vie del centro storico, si rimane affascinati ad ammirare la chiesa madre di Verbicaro, intitolata all'Assunta, che con severa eleganza domina la piazza antistante. Entrando nell'edificio, si rimane assorti in contemplazione, ad ammirare il raffinatissimo altare maggiore sormontato dalla preziosa statua della Vergine Assunta, che donano all'intero edificio un'atmosfera di profonda misticità.
Di notevole interesse storico è anche la chiesetta detta del rito bizantino. Qui è possibile apprezzare pregiatissimi affreschi di epoca bizantina. Assoluta attrattiva per i visitatori del borgo è l'emozionante visita guidata del Parco Nazionale del Pollino, in compagnia delle guide messe a disposizione dal CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Verbicaro. Sembra di essere teletrasportati in una dimensione parallela, fatta di pace e serenità, quando, immersi in una natura così incontaminata, fatta di boschi di faggi e ontani napoletani, caratteristici della zona. Si percorrono stupendi percorsi trekking, accompagnati costantemente dal festoso cinguettare degli uccelli. Numerosissimi sono gli esemplari di flora e fauna avvistabili nella zona, dalle aquile reali al lupo, dal falco pecchiaiolo al falco pellegrino. Ma si resta a bocca aperta anche quando si riceve l'inattesa visita di una piccola mandria di cavalli allo stato brado che mansueti si lasciano coccolare. Parco Nazionale del Pollino va considerato nell'insieme, considerando l'ambiente, veramente uno scrigno di biodiversità. Ricordiamo che il 2010, quest'anno, ricorre l'anno della biodiversità. Scrigno di biodiversità il Parco del Pollino proprio perché per i tanti territori e i tanti luoghi inaccessibili all'uomo possiamo avere una ricchezza di specie sia di flora che di fauna proprio perché non minacciate dall'uomo. È come se tutte le specie si fossero rifugiate in questi meravigliosi luoghi lontani dalle attività umane. Conquistare infine la vetta del monte e ammirare il panorama circostante regala un'intensa sensazione di serenità e appagamento che ripaga pienamente dalla fatica fatta, sensazione che culmina con la vista dell'esemplare simbolo della flora locale e dell'intero parco nazionale, il pino loricato. Thank you.
Numerosissime sono le associazioni e le attività presenti ed attive sul territorio del comune, che grazie alla loro comunione di intenti rappresentano il motore economico, produttivo e sociale del borgo. Edificio del Pollino, un'azienda che diciamo è stata aperta circa 3 anni fa e diciamo che lavora su 4-5 prodotti, quelli che vediamo esposti: la pancetta arrotolata, il capicollo, la soppressata piccante, quella bianca e la salsiccia dolce piccante. Diciamo che la punta di lancio del salumificio è la soppressata bianca, quella a grani come si faceva una volta a Verbicaro, leggermente schiacciata. Quando riguarda la fase di stagionatura di questi prodotti, il capicollo diciamo che viene tenuto in salamoia per circa una decina di giorni con gli aromi, le spezie e tutto quello che riguarda per la fase di stagionatura. La pancetta allo stesso modo del capicollo, diciamo che la procedura per la fase di stagionatura è la stessa. Poi per quanto riguarda la soppressata viene, come dire, tagliata a pezzi, macinata e poi insaccata nel legato di suino. Poi c'è la salsiccia che avviene, il procedimento avviene allo stesso modo, nel senso che viene tagliata, insaccata e poi fatta stagionare per circa 20 giorni. La soppressata da 50 a 60 giorni di stagionatura, mentre per quanto riguarda il capocollo e la pancetta arrotolata ci sono circa 90 giorni, 90-100 giorni insomma per la fase di stagionatura. In particolare ci occupiamo di peperoncino, che andiamo dal semplice peperoncino macinato, essiccato e impilato a treccio a delle varietà ancora più piccanti. Abbiamo la crema di abanero, che è del peperoncino di origine messicano ma coltivato in Calabria ed è uno dei peperoncini più piccanti al mondo. Poi per dei palati particolarmente piccanti abbiamo creato la salsa terremoto, che ci sono anche 3 gradazioni, la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Ovviamente la 3 è la più piccante. Poi oltre a questi prodotti creiamo anche dei prodotti diciamo con veste più sfiziose, da far capire che sono prodotti particolarmente piccanti, questa dinamite con la miccia. Noi siamo un'associazione di donne, di sola donne, nata nel 2004,
è un'associazione onlus che ha lo scopo di impegnarsi nel sociale con anziani, bambini, disabili e anche di far rivivere vecchie tradizioni, vecchi mestieri, giochi del passato e anche usare strumenti musicali del passato. Cominciamo dal vecchio abito che si usava, ancora qualche anziano lo porta, lo indossa, è costituito da piegature, da una camicia bianca sotto ricamata a mano, da un grembiule sempre fatto a mano, cucito a mano, e da un copricapo, un alied, in seta. Ecco, abbiamo fatto pure un corso per ripristinare un pochino i lavori fatti dalle donne al telaio. E questi sono tutti i lavori fatti a mano al telaio. Poi invece qui abbiamo l'arte culinaria di una volta, che si passava dalla produzione direttamente alla tavola, nel senso che si seminava il grano in novembre, si raccoglieva, si trebbiava poi a luglio-agosto, dipende dalla campagna dove si trovava, e poi si passava al cernicchio il grano, si portava al mulino direttamente in testa, e poi si produceva la farina, si trasformava in farina, poi si setacciava al setaccio la farina e le donne lo impastavano poi con acqua e farina. Siamo un'associazione che lavoriamo nell'ambito sociosanitario, siamo 22 volontari effettivi e 5 aspiranti, in quanto lo statuto prevede anche l'aspirantato. Collaboriamo con i cittadini facendo sportello informativo, ritiro referti e quant'altro, trasferimenti in ambulanza su tutto il territorio nazionale. Collaboriamo nelle manifestazioni religiose, sportive, canore e quant'altro. Sono il presidente del gruppo folcloristico di Peppicano, associazione con la scopo di lucro, è stato fondato nel 1986, circa 25 anni fa, dove portiamo in giro per il mondo le nostre tradizioni, balli, canti e roba tradizionale, prodotti anche. Io posso rappresentare un po' i costumi del nostro gruppo folcloristico. Questo è un costume della domenica che i nostri vecchi indossavano. Questo invece è un abito da sposa che risale nel 1700 e questo è un vestito giornaliero per tutti i giorni. I meravigliosi ed impareggiabili paesaggi naturali del Pollino, il prezioso centro storico, l'impareggiabile calore dei suoi cittadini, unito alla loro dinamica effervescenza, fanno di Verbicaro un paese che rimane per sempre nella memoria e nel cuore dei suoi visitatori.